Ragazzi, io non ho veramente parole perché mai mi sarei immaginato di dovermi ritrovare a registrare questo video in compagnia di Luca Mastrangelo, in cui andiamo a parlare dei trend topic più importanti di questa settimana in chiave Juventus-Inter calcio italiano, quindi Cuadrado e Lukaku, allucinante. Ho già parlato singolarmente delle questioni, trovate i video sul mio canale, quindi andatevele a vedere nel caso e preparatevi a questa chiacchierata in cui juventini e interisti si trovano d'accordo su qualche principio, veramente allucinante. Prima di tutto, però, voglio ricordarvi di passare qui sotto in descrizione, perché avete mai sentito parlare di match betting? Si tratta di una pratica che vi permetterà di vincere dei soldi in maniera matematica grazie ai bonus che potrete trovare sui vari siti di scommesse. Attenzione, non si sta parlando di gioco d'azzardo, questa è proprio una tecnica che vi permette di guadagnare matematicamente. E per farlo potete appunto passare dal link in descrizione di Match Betting Academy, dove ci sarà un videocorso gratuito più tre regalini extra, quindi cliccate il link il prima possibile e questa pratica vi permetterà tutti i mesi di mettere via qualche soldino. Eh sì, qualche soldino a seconda di quanto ci investite possa diventare anche dei bei soldini. Ovviamente non diventerete ricchi, questa non è una formula magica, non voglio vendervi il sogno di comprare il macchinone, la villa, no, non è questo, però si tratta proprio di qualcosa di matematico, quindi bisogna semplicemente eseguire tutti i passaggi che vi spiegano nel link qui sotto in descrizione. Passateci subito e vi lascio, ovviamente, al video con Mastrangelo. E allora, ti rubo l'allora. Non potevamo non trovarci in questo caldo lunedì 17 Ghiacciolo. luglio. C'è il ghiacciolo perché Esatto. devi calmare i bollenti spiriti. Io mi sono messo questa maglia, che non è la prima della Juventus, perché. No, ma Vabbè. perché. No, sai perché? Sai perché? Perché ho paura che poi vogliate anche i colori bianco-neri. Quindi mi sono messo una maglia neutra, così quelli magari non li prendete. Ma Schifo! così, Che esordio. schifo di situazione che stiamo vivendo, sia noi che voi, ma soprattutto noi. Allora, Soprattutto che schifo di situazione, guarda, non ho posso parole. dirti che forse una delle prime volte, se non forse l'unica, in cui mediamente il tifoso della Juve e il tifoso dell'Inter hanno esattamente la stessa visione di insieme di quello che sta succedendo. Sì, però sai, di solito quando uno tradisce un'altra squadra per venire nella tua, lo perdoni. Quando il tuo ti tradisce per andare nell'altra, c'hai il bruciaculo. Quando è venuto Ibrahimovic dalla Juve all'Inter, io godicchiavo, godicchiavo. Adesso che Lukaku tradisce noi per venire da voi, io sinceramente te l'ho detto anche l'altra volta, guarda che Lukaku alla Juve i gol li fa. Adesso ci arriviamo, Per me li fa. Per me è una squadra che gioca bene per lui, gioca male per lui. Se io non sono d'accordo, poi ti spiegherò la mia, però facciamo anche un punto alla situazione dopo un'introduzione un po' così, abbiamo scaldato i motori, Vai, diciamo. vai, Allora, partiamo. Luca Mastrangelo, ci siamo messi d'accordo sabato mattina, ci siamo detti lunedì pomeriggio ci troviamo e facciamo un bel video di discussione su Lukaku, che è molto vicino alla Juventus, comunque l'Inter poi nel pomeriggio di sabato addirittura interrotto le trattative per andare a prendere Lukaku, e mai avremmo immaginato che invece domenica notte potesse arrivare questa fantomatica notizia di Cuadrado, che da svincolato va a firmare con l'Inter, e domani martedì già le visite mediche programmate, quindi Cuadrado molto più certo rispetto a Lukaku. Vai, Caramba, non lo so. non lo sai. Però le visite sono programmate per martedì. Dici, Secondo me non sono programmate solo le visite di Cuadrado, sono programmate anche le visite di qualcun altro. per l'Inter o per la Juve? No, non lo so, secondo me visite nel senso che secondo me qualcuno andrà a far visita. Non lo so per certo, però non mi stupirei se qualcuno andasse a far visita sotto la sede dell'Inter. Ah, dici che ci sarà una sorta di No, rivolta? non mi stupirei, non lo voglio annunciare perché non lo so, però non mi stupirei. Quindi, Sarà boh. tipo un tuo movimento di protesta che hai organizzato No, te. tipo un Vucinic Guarin dei tempi d'oro. Quello ce la siamo scampati, eh? Quello è stato un fosso forse per tutti e due, forse più per noi che per voi, però no. Sai, io non è che fossi così tanto legato a Guarin, per me Guarin era un giocatore mediocre,
uno che faceva due gol all'anno, azzeccava due tiri all'anno da fuori, campava su quello. Appunto, è stato un fosso scampato più per noi, dico, che per voi, probabilmente. Beh, e allora io, Luca, ti chiedo, dato che poi in questi giorni, in queste ore, ci sono stati davvero dei su e giù, io l'ho definita delle montagne russe, e mi è toccato fare dei titoli dei video da sequel, quindi super sfogo su Quadrado, super sfogo su Lukaku, ma come cazzo si fa? Faccia così, e sono andati anche molto bene, perché comunque è l'argomento di discussione del momento. E tu come le stai vivendo queste ore? Raccontami il tuo excursus partendo da venerdì sera, sabato mattina con Lukaku, fino ad arrivare a ieri notte con Quadrado. Sto vivendo con fastidio, poi per carità, nella vita ho visto andare Ronaldo al Milan, ho visto andare Vieri al Milan, ne ho visto anche di peggio, però le sto vivendo con molto fastidio. Quella di Lukaku mi ha dato enormemente fastidio, perché è recidivo. Ed è recidivo dopo il perdono di un popolo. Cioè, tu sei andato via dall'Inter, ti sei pentito, hai chiesto scusa. Non abbiamo mai visto un giocatore che chiede scusa, non si vede mai. Cioè, di solito i giocatori te lo mettono in quel posto e non gliene frega niente di averlo messo in quel posto. Questo proprio ha chiesto scuse pubbliche. Quindi davanti a queste scuse pubbliche noi ci siamo messi tutti una mano sul cuore e abbiamo detto, ma boh, la pecorella smarrita che vuole tornare all'ovile, che chiede scusa, perdoniamola. Poi tu dopo, l'anno dopo, fai lo stesso errore andando a flirtare con la Juventus, cioè la nostra acerrima nemica, la squadra che noi sopportiamo di meno, la squadra che ci sta più antipatica. E allora qui, secondo me, ha fatto poi bene l'Inter a interrompere le trattative. Sono d'accordo. Buona lì, vai dove ti pare, vai, ma proprio umanamente. Poi, per carità, continueremo a essere interisti, faremo una buona squadra, spero, anche senza Lukaku. Però proprio umanamente, una merda, sei una merda a fare così. Allora, ti dico, io spero ancora che la rabbia possa tentare Lukaku e che possa finire là, perché prima te dicevi adatto, secondo me adatto ma non troppo, nel senso che è vero quello che dici, un giocatore imponente là davanti con Allegri, sicuramente lo fa, però Lukaku spalle alla porta a me non è mai sembrato un gran fenomeno. Spalle alla porta, lui gioca molto spalle alla porta, i compagni lo vanno a cercare, lui mette il suo culone indietro così, stoppa il pallone, poi si gira e fa le sponde e fa ripartire l'azione. Se poi tu hai sulle fasce gente come Chiesa o gente sveglia, secondo me ti fa ripartire bene la squadra. Il problema è che la Juve non è una squadra che gioca tanto di contropiede, cioè la Juve è una squadra che in teoria dovrebbe farlo perché difende bassa, però le ripartenze non sono il suo punto forte. Poi magari con un giocatore come Lukaku là davanti, in grado di creare lo spazio anche per quelli che si inseriscono, potrebbe cambiare. Però io sinceramente, se devo scegliere dar via Vlahovic e prendere Lukaku, a quei numeri lì, 40 milioni il cartellino e 10 milioni all'anno Lukaku, non lo farei. Oddio, mai. Se la Juve riesce nell'impresa di vendere Vlahovic a 70, che è più o meno il prezzo che l'ha pagato, certo. Sì, dopo 80. Due stagioni, dopo una stagione e mezza comunque non positive, cioè fa l'impresa della Madonna, perché non svaluti il giocatore di un euro nonostante un anno e mezzo di prestazioni così. Certo. Ci si aspettava tutti di più da Vlahovic, poi che non è solo colpa di Vlahovic è un altro discorso. Se è riuscito a prendere 70 milioni, ne investite 40 per Lukaku, te ne rimangono altri 30 da investire poi sul mercato. Sì, però devi dargli un ingaggio a 30 anni di una decina di milioni di euro a stagione che sono pesanti, perché Lukaku quest'anno era il giocatore più pagato della Serie A. Però Lukaku ti ha fatto vedere che se sta bene è uno di quelli che ti può portare lo scudetto. Noi, ecco, quando Lukaku è stato bene, era una macchina da gol. È uno di quelli che ti fa gol soprattutto con le medio-piccole. E di solito, spesso e volentieri, sono proprio le medio-piccole che ti fanno perdere gli scudetti. Sono. Però una riflessione te la voglio proporre, perché Lukaku tu l'hai visto 3 anni all'Inter, giusto? Mm-hmm. Ok, di questi 3 anni, una volta con Inzaghi e 2 volte con Conte, secondo te quanto c'è stato di Conte nel Lukaku 1.0 e quanto c'è stato invece di Lukaku in generale anche con Inzaghi? Ma c'è stato per forza Conte, in maniera, anche perché
cioè Lukaku, come ha giocato bene con Conte, non ha mai più giocato. Né al Manchester United, né al Chelsea, né con Inzaghi. Quindi che Conte sia l'allenatore in grado di sviluppare il gioco migliore per sfruttare le sue caratteristiche, questo è poco ma sicuro. Anzi, Conte, quando venne all'Inter, cioè, rischiò di fare come ha fatto alla Juventus, di mollare tutto, di andarsene senza neanche cominciare, se non gli prendevano Lukaku, perché lui voleva Lukaku. Mi ricordo. A tutti i costi. Quindi Conte ha costruito la squadra in base proprio al gioco che lui voleva fare sfruttando Lukaku. Inzaghi no, Inzaghi ha visto che c'era la vita anche oltre Lukaku, nel senso che quando è arrivato Inzaghi Lukaku non l'ha avuto, e comunque quando è tornato Lukaku non ha snaturato il suo modo di pensare calcio, di giocare, certo, perché c'era Lukaku. Il 3-5-2 di Inzaghi è un 3-5-2 molto diverso da quello di Conte, fatto sì, più di passaggi, trame di passaggi, di palleggio. Quello di Conte è proprio un calcio in verticale e via andare, era perfetto per Lukaku. Vedremo, non lo so, sinceramente io spero che alla fine, spero che possa rimanere al Chelsea, che alla fine magari fa due amichevoli buone, Pochettino magari lo convince a rimanere lì, sta lì. Ma non va in tournée? Non dovrebbe andare neanche in tournée, se ho capito bene. Non lo so. Comunque voi dovete vendere Vlahovic per prenderlo, e dovete venderlo a un buon prezzo. Certo. Il prezzo che chiede la Juve non è così scontato, secondo me, trovarlo. Io ti ripeto, io spero che la Juve non lo trovi quel prezzo, che possa tenere Vlahovic, perché ho fiducia nel fatto che Vlahovic possa fare comunque bene in prospettiva. Però una domanda forse scomoda te la voglio fare. Da interista, la Juve con Lukaku ti fa più paura della Juve senza Lukaku? Sì. Ti fa più paura. E voi con Vlahovic avete in mano una pistola che la maneggiate male. Ok. Cioè, Vlahovic non è un giocatore per il calcio di Allegri. Per assurdo, Vlahovic all'Inter, secondo me, con Inzaghi farebbe molto meglio. Farebbe. Vlahovic non è un giocatore da dare in mano a Allegri. Si è visto. Deve avere dei palloni. Lukaku, secondo me, è un... Già, secondo me, avete fatto voi un bel lavoro facendo rompere l'Inter con Lukaku, e l'Inter senza Lukaku è difficile che possa trovare l'Inter adesso un attaccante più forte da prendere. Io sento parlare adesso di Beto, di Morata, di... Non sono Lukaku, però. Non sono Lukaku, dai. Non sono Lukaku. Si parla anche di quello dell'Arsenal, Bungalov. Io lo chiamo Bungalov, Balogun, io lo chiamo Bungalov. Ma magari è fortissimo, Però costa tantissimo e non è detto che sia subito come Lukaku. Quindi, secondo me, l'Inter senza Lukaku... Perde tanto. Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko, Lukaku, certo. Cinque big importanti. Qua si fa presto a dire seconda stella, tutti che parlano di seconda stella. Io non so se Inzaghi, anche lui, quando è lì con i dirigenti, dice sì, seconda stella per fare i contenti, ma cioè Conte con una roba del genere entrava la piretta con la macchina, spaccava tutto, andava contro le porte, le finestre, distruggeva tutto. Allora, io l'ho chiamata la guerra tra poveri, perché c'è Juve e Inter, che sono comunque le due squadre che hanno le rose più costose della Serie A, anche se non hanno vinto negli ultimi due anni, che vanno a farsi la guerra sull'attaccante di scarto del Chelsea. Parla per te, io ho vinto negli ultimi due anni. No, lo scudetto ti sto parlando. Scudetto, ok, se non precisi. No, lo scudetto, c'hai ragione. Purtroppo c'hai ragione. No, ti parlo di scudetto. Che vanno a farsi la guerra sull'attaccante di scarto del Chelsea, e che si vanno a fare i dispetti, perché io l'ho letto proprio come un dispetto, su un giocatore svincolato di 35-36 anni. Cioè, io la chiamo veramente la guerra tra poveri, ti dà la dimensione di quello che è diventato oggi il calcio in Italia, secondo me. Guerra tra poveri, però. Però? Secondo me sono due giocatori funzionali a entrambe le squadre, perché Cuadrado è funzionale all'Inter. Volente o nolente, sì. Io
io non lo voglio, mi fa schifo, eticamente è un giocatore che è insopportabile, ma Cuadrado quando aveva l'età di Dumfries era molto più forte di Dumfries. Cuadrado e Cuadrado forse oggi anche. Cuadrado a 35 anni siamo ancora lì che allora tecnicamente è più forte, due spanne sopra. Tatticamente è più forte. Dumfries, l'unico è il fisico. C'è un bel fisico, una bella falcata, cioè è più giovane, ma tolto quello, cioè Cuadrado potrebbe fare anche come Acerbi, che era arrivato come riserva di De Vrij, poi gli ha fregato il posto e in partita ci ha cominciato ad andare De Vrij. Cuadrado potrebbe tranquillamente fare la stessa cosa. No, sai cosa? Nelle ultime ore mi è venuto in mente che effettivamente è vero, Cuadrado è un giocatore antisportivo, simulatore, mi è venuto in mente che effettivamente... Hai fatto caso. Ci ho fatto caso adesso. Tardi. Ci ho fatto caso adesso. No, sai cosa, Luca? Stava dando un pugno in faccia a Andano. Ma guarda che allucinante questa cosa. Cioè adesso facciamo un passo indietro, perché per me Lukaku si è comportato non male, malissimo. Cioè proprio si è dimostrata una personalità molto discutibile, proprio per quello che dicevi te, tutto l'insieme di arrivo, vado, torno, piango, rimango, rinnovo e poi vado a parlare. Ma poi questi davvero, cioè Cuadrado da sempre con l'Inter, tra gol, tra giocate, tra episodi, tra discussioni, e proprio 4 mesi fa questi due venivano alle mani, venivano espulsi. Tra l'altro leggevo una statistica curiosa, e cioè Cuadrado quell'espulsione in Coppa Italia con l'Inter la sconterà con l'Inter. Avrà due giornate di squalifica in Coppa Italia da scontare con noi. Una cosa, ma poi quella roba che era successa lì di Lukaku, che per quei 200 deficienti che si sono presi il daspo giustamente, cioè uno come Lukaku che poi va comunque a trattare con quella squadra lì. Allora io voglio dire, tutte queste campagne che noi facciamo, e io personalmente ci credo in queste cose ed è giusto che ci siano i deficienti che escano dallo stadio, però forse loro che sono i diretti interessati, i protagonisti, le mettono anche forse in secondo piano? Non lo so. Cioè Lukaku lo sa che se va alla Juve adesso, oggi c'erano 30 tifosi fuori. Non lo vogliamo. La cottinassa che dicevano non vogliamo Lukaku se segna due gol. Ma so. Certo, ma c'è, ma anche Cuadrado è la stessa cosa. Però sì, Luca, sarà così. Sai che Cuadrado non lo so, perché voi non volevate male a Lukaku come noi vogliamo male a Cuadrado. Cioè cioè alla fine Lukaku a voi cos'è che va fatto? Ha giocato in Italia lì un paio d'anni, non è che ci sono poi, cioè con Cuadrado c'è veramente una storia lunghissima. Esatto. Il nostro odio per Cuadrado è più profondo, è più... Però allo stesso tempo, allora ti dico che se tu ci sta che il discorso relativo al comportamento di Lukaku che non è stato bello, Cuadrado era libero, cioè poteva fare quello che voleva, era svincolato. Io però si è fatto 8 anni alla Juve. Sì, però 8. È vero quello che dici te, però se mentre io sto cercando l'accordo col Chelsea e alla fine, dopo una lunga trattativa, lo trovo, è tutto apparecchiato, manca solo la tua firma, tu ti neghi per 2 o 3 giorni e poi si viene a sapere che tu facevi l'amore con l'amante. Ma questo, infatti, Lukaku è stato una persona bruttissima. È molto peggio che uno come Cuadrado, che per carità ha giocato 8 anni alla Juve, però oggi è un giocatore svincolato, libero. Però arriviamo io... noi da Lukaku, da Cuadrado, a dirgli vuoi venire da noi? Vabbè, almeno lui fa una porcata nei vostri confronti, secondo me, minore. Allora, provo a buttartela giù così. Intanto ti faccio una domanda, mi dai la risposta dopo. Non lo so, un giocatore che è stato all'Inter per 8 anni e che poi decide di firmare con la Juve, non lo so, dimmene te uno dopo, me lo dirai, come la prendi. Però... io ti dico una cosa che probabilmente quelli un po' più vecchi di me non concorderanno. Io te la dico perché non ho vissuto quegli anni, perché io Conte non l'ho vissuto da capitano, l'ho vissuto solo da allenatore. Però quando Conte firma con l'Inter e gli danno, cosa gli davate? 8, 9, 10, 12 milioni, non mi ricordo. Ma che era 9, che era una cifra allucinante. Io Conte che mi va a allenare l'Inter a 9 milioni all'anno, lo capisco di più, perché è un progetto, sono dei soldi, di Cuadrado che... per un anno mi va a prendere 2,5 milioni, forse addirittura da riserva di Dumfries all'Inter dopo 8 la Juve. Conte poi è uno che piaccia o no, e a me non piace. Mi ricordo.
Conte è comunque uno che l'ha sempre precisato: io sono un professionista, se mi chiamano quelli là ci vado, se mi chiamano quelli là ci vado. Non ha mai fatto i teatrini come Lukaku che dice mai. Ecco, questa è una roba allucinante, questa è una roba vergognosa secondo me, vergognosa. La l'apice della vergogna. Vergognosa. Poi come dici tu, Quadrado, è a fine carriera, giocherà ancora un anno o due, hai bisogno di quei 2 milioni no. e mezzo di... Non ti servono. Ci perdi la faccia, secondo me. Perché poi il tifoso juventino come se lo ricorderà Quadrado da adesso a sempre? Ma è più o meno l'incazzatura o la delusione che mi ha dato a me quando è venuto da voi Lucio. Ecco, ma che senso ha avuto? Lucio. Che poi lì l'hai avuto 2 anni, 3 anni, cosa l'hai avuto? L'hai avuto poco, però ha vinto tutto. Triplete compreso, Coppa certo. dei Campioni compresa. Quindi a un certo punto dici... Ma cosa fai? E vai là a fare che? Ci sono 3 miliardi di squadre, tu puoi... Infatti Lucio è uno di quelli che... Sai che poi dopo, quando smetti di giocare, le legend, la certo. società ti invita, ti ricorda sui social, mette le immagini, il compleanno... Lucio è uno di quelli cagati quasi zero. Perché ti sei un po' andato a... Che cazzo vai a fare? No. Immagino che Quadrado... Se dovesse fare una stagione discreta all'Inter, secondo me è andato a livello umano a sporcare 8 anni con voi. Eh sì, è come se la butto lì. Stankovic, dopo il 2010, dice vado alla Juve. Cioè, te gli dici, scusami, quanti anni sei stato qui? Quanti anni ha fatto Stankovic all'Inter? 7, 8, 9, non lo so. Parecchi di più, forse. Cioè, o Nedved. Quando Nedved, Mourinho lo chiama e gli dice, vieni a farti l'ultimo anno da noi. Nedved ha fatto 8 anni alla Juve e ha detto guarda, no grazie, avrebbe vinto la Champions, che non ha mai vinto in carriera. Quadrado e Nedved hanno fatto... Con Nedved la perdavamo. Può essere, se c'era Nedved. Se c'era Nedved. No, però vedi, poi è apprezzabile, perché poi quello ti rimane nella storia come il giocatore che anche a fine carriera ti ha rifiutato la squadra che te lo va a chiedere. Ma Quadrado per me, che è sempre stato uno dei giocatori a cui vuoi bene, perché Quadrado se ce l'hai gli vuoi bene e se ce l'hai contro lo detesti, sono quei giocatori lì. È come Materazzi per te, immagino che a te Materazzi voglia un bene dell'anima, a me un po' meno. L'hai a favore Materazzi, lo ami, se ce l'hai contro lo... Ecco, se Materazzi avesse deciso di andare alla Juve l'ultimo anno a fare la riserva, cioè gli avrei detto ma che cosa stai facendo. Guarda, è un po' la stessa cosa che mi ha sporcato il ricordo di ieri. Ecco, ma anche lì cosa è andato a fare al Milan? 100 e rotti gol e Ronaldo Milan. Per andare al Milan mi sembra che non ha fatto neanche una stagione intera. Mi sa 6 mesi. Fece un gol all'Empoli, era proprio a fine carriera. Ma vai a fine la carriera all'Atalanta, alla Fiorentina, dove sei andato dopo. Cosa vai al Milan? Ma è quello che non riesco a capire. Cioè, magari poi Quadrado non aveva altre offerte, non ne ho idea. Però, da quanto avevo capito, ne aveva anche dall'Arabia. Ma io capisco di più che mi vai a prendere 10 milioni, 15 milioni in una stagione. Beh, forse dall'Arabia non le aveva, perché sennò uno come Quadrado, secondo me, ci sarebbe. Aveva detto che le aveva, ma Ronaldo ancora non lo voleva lì. Ah. Cioè, io non, boh, non lo so, mi sembrano... A me è sembrato veramente il dispetto, Marotta che dice, ah sì, e allora io faccio così, però stai costruendo... Ma poi, banalmente... Ma l'Inter che mi va a prendere un giocatore di 35-36 anni? Ma che poi alla fine questi sono tutti i ragionamenti che facciamo io, te, certo. i tifosi, certo. ma alla fine Marotta, Ausilio, Quadrado, Inzaghi, non le guardano queste cose, non le guardano. Cioè, allora, Marotta, Ausilio, Inzaghi non le guardano perché... Quadrado che ha giocato da voi 8 anni, non le ha guardate. Allucinante. Gli unici coglioni siamo siamo sempre noi che diciamo sempre basta, non ci dobbiamo più affezionare ai giocatori. Ma come fai? Però sai, forse a furia di prendere pesci in faccia così tutte le settimane arriveremo anche a capire veramente che... Però se non posso affezionarmi a un giocatore che mi ha fatto quasi 10 anni da me, che mi affeziona, cioè è impossibile non affezionarsi a niente, nessuno. È impossibile vivere il calcio in maniera fredda. Cioè, per quanto io sono consapevole che non è più il calcio romantico, che è un calcio diverso, però dopo 8 anni con un giocatore che mi fa oltre 300 partite con la Juve, posso non affezionarmi? È impossibile. Ma anche uno come Conte mi ha fatto la carriera alla Juve, da capitano, ha allenato la Juve, cioè vuol dire che anche dopo la carriera non puoi affezionarti. Questa cosa è allucinante. Cioè, qualsiasi, da un momento all'altro uno può dire va, faccio, però
per i tifosi sono dei colpi, secondo me. No, ma i tifosi non hanno un cuore quando è la fine, anche se ce lo diciamo sempre che non ci dobbiamo affezionare quando è la fine. Ma come fai? Sì, come fai? Cioè, come se a me uno mi dicesse, no, ma te non devi voler bene a Barella. Non volergli bene. Non volergli bene. Non voler bene a Barella. Cioè, non volergli bene. Gli voglio bene come se fosse uno di famiglia. Poi però se un domani Barella mi va alla Juve, è normale che mi cazzo, come capisce, mi cazzo. Il discorso è quello lì. Adesso ti faccio l'ultima domanda, perché ho sentito che te l'hai tirato in mezzo Bonucci nei tuoi video. Hai detto no, sperando di non prendere. No, aspetta, ti faccio una domanda. Perché un mio amico che è interista, ed è lui che ieri sera, io l'ho letto, mi ha mandato lo screen, ho visto che te invece guardavi un film, mi ha mandato lo screen Cuadrado all'Inter, ho detto, ma cosa stai dicendo? E lui mi ha detto: Cuadrado dopo Bonucci è il giocatore che mi stava più antipatico. Te sta più antipatico Cuadrado o Bonucci invece? Bella lotta. È cioè, chi avresti preferito? È una bella lotta, perché uno mi sta sul cazzo perché è falso. E chi Cuadrado è? Io lo reputo falso. Cuadrado è falso, ok. Sì. Bonucci mi sta sul cazzo perché fa sempre il boss del quartierino, il guappo di quartiere, okay. No? Quello che, cioè, che non entra in Supercoppa, la Juve piglia gol, va a dare uno schiaffo al team manager dell'Inter, o quando non gioca è sempre lì. E chi avresti preferito, quindi, tra i due? Guarda, ti dico, forse fra i due mi sta leggermente più sul cazzo Bonucci. Anche a te, anche a te. Leggermente, sì. Bonucci è proprio... Nonostante la nazionale, l'europeo, il gol in finale... Sì, ma perché non mi piace, c'ha sempre quegli atteggiamenti filo camorristici in campo, però non mi piace, cioè, ma sì, dai, quando va dall'arbitro e gli appoggia la testa qui, cioè sempre, come dire sempre, oh, qua comando io, sei a casa mia, sei nel mio territorio, madonna. È incredibile il cerchio che si chiude, perché prima ti parlavo di Materazzi ha fatto un gol in finale del mondiale, ci ha fatto vincere il mondiale, Bonucci ha fatto un gol in finale dell'europeo, ci ha fatto vincere l'europeo, eppure sono giocatori che il tifoso Rive dell'Inter, però vedi, non Materazzi rispetto a Bonucci, cioè Materazzi questi atteggiamenti da guappo boss comando che ti dà sempre, Materazzi ti spaccava le gambe, sì, poi ti faceva quelle faccettine come per dire stai zitto, sì, è la stessa cosa, ti arrivava, ti faceva quegli interventi che va bene, era soprattutto nella prima parte della sua carriera, perché alla fine si è molto calmato, ma all'inizio era veramente violento Materazzi. Ma sai cosa di Materazzi che dà fastidio? Ah no, parlava, va bene. Parla da tifoso. Cioè, non fa mai mancare. Sono quelle cose che poi ovviamente creano le rivalità, creano i fuochi. E quindi è incredibile come due giocatori che alla fine ti hanno fatto vincere con la nazionale delle competizioni importanti siano. Cioè, sembra quasi fatto apposta, no? Col senno di poi, dopo tanti anni, che proprio Bonucci sia andato. Sono giocatori che dividono per forza, giocatori di rottura. Però Bonucci, ad esempio, Bonucci c'ha quella macchia del Milan. Che infatti anche alla Juve, il tifoso della Juve è un po' come Lukaku, no? È come Lukaku. Mi viene a fare così sotto la curva. No, infatti, a me non è mai tornato a posto Bonucci per quella roba lì. Non mi è mai tornato a posto. Poi vieni, giochi, non è un problema. Ti dico, quando Bonucci si metteva la fascia da capitano con Buffon in campo, perché era tornato al PSG, e se la metteva Bonucci, a me dava un fastidio della Madonna. Perché Buffon è sceso in Serie B, si è fatto, cioè Buffon era Juventus e Bonucci aveva fatto la roba che non sto neanche qui a ripetere. Però sì, allora io ti faccio una domanda: qual è il trasferimento che più ti andrebbe a scioccare dopo questo? Cioè, più di Cuadrado all'Inter e Lukaku alla Juve, che cosa deve succedere oggi di più? Bonucci è l'unico, e Bonucci dalla Juve, no, all'Inter? Se andasse Barella alla Juve sarebbe veramente, per me Barella alla Juve sarebbe veramente lo shock proprio più di Lukaku? Sì. Nonostante come si è comportato Lukaku? E comunque Lukaku mi aveva già tradito una volta, me l'aveva già messo in quel posto una volta, quindi io l'ho perdonato, non mi pento di averlo perdonato, perché perdonare almeno una volta nella vita, secondo me non c'è da vergognarsi, però uno dice, vabbè, oh, l'aveva già fregato una volta. Invece se succedesse a Barella...
sarebbe proprio un fulmine a ciel sereno, mentre l'altro è recidivo, un Barella alla Juve sarebbe veramente qualcosa di insopportabile per me. Forse è davvero una delle prime volte in cui le due tifoserie sono scioccate, tutte e due, perché sono scioccate, perché di solito, come dicevi te prima bene, secondo me, cioè io adesso nel mio piccolo, dopo questo sviluppo di Cuadrado, penso, io non lo voglio Lukaku, però se Lukaku viene e mi risolve una partita con l'Inter, ma che goduria, ma questo è proprio il lato tifoso e basta, non il lato di chi vorrebbe fare la squadra. Io ti dico che secondo me se la Juve prende Lukaku e la Juve ha una bella squadra, perché già dall'anno scorso la Juve ha una bella squadra, se avesse avuto un altro allenatore magari saremmo qui a parlare di altro. La Juve, se prende Lukaku, col fatto anche che giocherà una partita sola alla settimana senza le coppe, secondo me la Juve è una seria candidata per lo scudetto. Ma anche qua, ma questo che la Juve non fa le coppe, non poteva rimanere all'Inter che fa la Champions? Ma questa cosa, cioè, lì vuol dire proprio che... Io ti dico anche che lui, secondo me sono vere le voci del fatto che ci è rimasto male che Inzaghi non gli abbia fatto giocare il finale di Champions. E ti dico anche che, secondo me, questo è uno di quelli che o hai l'allenatore come Conte che ti dice tu sei il centro vitale del mio progetto, che probabilmente è forse anche quello che gli ha detto Allegri per convincerlo ad andare lì. Però se hai un allenatore come Inzaghi che ha preferito l'esperienza di Dzeko, che ci ha risolto anche tante castagne dal fuoco, ma magari questo qui aveva anche la paura della concorrenza dello stesso Thuram. Secondo me questo qui aveva anche paura di questo, mi lasciava in panchina con Dzeko, se niente Thuram è un po' bravino e segna qualche gol, a me mi tocca mangiare dalla panchina anche con Thuram. Per lui sarebbe proprio uno smacco, no, lui è un insicuro, lui secondo me è un insicuro, ha bisogno proprio di quello che lo coccoli e gli dica tutti i giorni te sei il mio numero uno sempre. No, sto pensando per chiudere il video che l'anno prossimo la Juventus avrà il figlio di Weah e forse Lukaku in rosa e l'Inter Cuadrado e il figlio di Thuram. Cioè, ma dico, non ci avevo pensato. Ma cosa vuol dire? Non ci avevo pensato. Possiamo tranquillizzare tutti a casa che non succederà mai di vedere un Toselli che diventa youtuber dell'Inter e un Mastrano. Allora, che diventa youtuber dell'Inter, no. Almeno noi abbiamo la dignità. Però io ti dico, all'epoca quando Conte andò all'Inter, disse, se mi danno 10 milioni alla stagione andare a allenare l'Inter, ma io 10 milioni alla stagione allenare l'Inter ci vado. Però ti dico, dai, 10 milioni alla stagione allenare la Juve non ci vai. Io posso diventare youtuber dell'Al-Nasr se gli serve uno youtuber. Ma dai, non ci vai, 10 milioni a stagione. Invece non capisco Cuadrado che fine carriera. Io allenare la Juve ci vado per molto meno. Cuadrado invece che non capisco per farmi un anno. Io mi vado in Serie B. Vabbè, anch'io, no, io magari in C anche. Io mi vado in Serie B. No, però capisco con un'offerta, sai, monster, un progetto basato su di te. Ecco, perché adesso ti faccio una domanda, ma secondo te Dumfries lo tengono? Cioè, tengano tutti e due? Lo vendono? Cuadrado fa il titolare? Cioè, secondo me gli hanno detto fai la riserva. Se arriva un'offerta buona per Dumfries potrebbe anche essere sul mercato, ma non mi pare che ci siano offerte. E Cuadrado fa il titolare? Comunque le competizioni sono tante, fra campionato, Champions e Coppa Italia. Mamma le mia. Competizioni sono tante, e quindi anche perché il vice Dumfries, che poi non era tanto vice finché c'era Skriniar, spesso e volentieri il titolare era Darmian. Certo, che ha fatto un altro ruolo. È un po' più intelligente di Dumfries quando gioca Darmian. Sì. Siccome adesso Darmian, secondo me, viene considerato a tempo pieno il braccetto di destra della difesa 3, che comunque ha fatto bene l'anno scorso, perché gli ultimi tre mesi c'è sempre stato solo Darmian, siamo andati in finale di Champions. Certo. Secondo me adesso serve proprio il vice Dumfries qui, perché è venuto meno Bellanova. Darmian lo usi a tempo pieno in difesa, manca proprio quel ruolo lì. Quindi se viene Cuadrado ci sarà posto per tutte e due, le partite sono tante. E niente, allora io direi che concludiamo qua, in attesa di rivedere questo video tra qualche mese, in cui magari Cuadrado con un doppio passo in area di rigore all'ultimo secondo procura un rigore per l'Inter, o Lukaku completa una rimonta per la Juventus. Lo so Luca, ma cosa dobbiamo dire? Cioè, sono cose che prendiamo in considerazione, e adesso non so da calendario quando è Juve-Inter o Inter-Juve, ma
Non mi ricordo. Ma sarà una follia, eh? Ma sarà una follia. Sarà. Cioè, già è infuocata. Già è infuocata sta partita. Vabbè, comunque io questo video lo chiuderei così. Vai. Con un messaggio ai ragazzi a casa che ci stanno guardando, perché tutti conoscono il mio interismo e il mio anti-juventinismo. Mm-hmm. Tutti conoscono lo juventinismo di Luca, che, insomma, sanno tutti che l'Inter non è molto simpatica a Luca, però questo è proprio, c'è vita oltre al calcio. Ma certo. Può essere amici oltre al calcio. Certo. Io Luca è una persona che stimo molto, alla quale voglio molto bene, che se un domani avesse bisogno di qualcosa può sempre contare sul singolo. Mi stavo commuovendo, invece hai rovinato tutto. Vaffanculo. Ragazzi, fatemi sapere un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che anche in descrizione e nel primo commento fissato in alto trovate il link per guardarvi il videocorso gratuito di Match Betting Academy. Saluto, alla prossima. Che roba, eh? Quadrato all'Inter, Lukaku alla Juve. Bene.